La giornata. Cosa c'è da sapere? Missione in Algeria ridotta a un giorno. Domani il Premier chiude il suo discorso per Senato e Camera, dove si reca mercoledì. Alle viste una nuova scissione 5 Stelle. È lunedì 18 luglio. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Due giorni all'alba, oggi Mario Draghi vola in Algeria per gli accordi sul gas. La testa già a mercoledì, anche se ancora il dado non è tratto. Ci sono spinte diverse, fuori e dentro di lui. Aveva confidato ai suoi alla fine della scorsa settimana di avere buone ragioni per restare e buone ragioni per andare. Chissà a quale delle due voci personalmente ascrive il fatto che i 5 Stelle siano arrivati al tutti contro tutti. Ieri sera è saltata l'assemblea dei parlamentari con il presidente Giuseppe Conte e molti altri sono pronti ad andarsene dal movimento. Pro e contro, quindi. È ancora così in fondo, perché in queste ultime ore, è vero, si sono moltiplicati gli appelli di chi vuole convincere il Premier a resistere, portare a termine in un modo o nell'altro questa 18ª legislatura. Mille sindaci, un pezzo di mondo della sanità, lettere di cittadini che piovono a Palazzo Chigi, petizioni online, addirittura nella raccolta firme si spende Matteo Renzi come un radicale qualsiasi. Cancellerie europee, l'amministrazione americana, chi in modo manifesto, chi con discrezione, ma le pressioni e le lusinghe sono tante e vedere che società civile e leader politici gli chiedono un supplemento di responsabilità non lascia certo indifferente l'ex banchiere centrale che nelle ore in cui meditava le dimissioni trovava anche la maniera di dire, scherzando con la stampa estera, che un cuore lui ce l'ha e come. Mi viene sempre in mente la storia di uno che sta aspettando un trapianto di cuore e gli dicono: guardi, abbiamo qui due cuori che sono uno di un giovane di 25 anni in splendida condizione fisica e poi quello di un banchiere centrale di 86. Lei cosa sceglie? Il secondo, quello del banchiere centrale? Ma come, scusi? Perché non è mai stato usato. Però è successo pure che il capo politico dei 5 Stelle residui, al momento 165 parlamentari, 104 alla Camera e 61 al Senato, così di sabato sera, dopo l'ennesima riunione fiume dei vertici pentastellati, abbia fatto la sua diretta streaming e sia tornato indietro. Non è colpa nostra, siamo lineari, e però serve il cambio di passo, perché i 9 punti, è Draghi che deve dare un segnale. E il no era sul DL aiuti, ma giammai abbiamo parlato di sfiducia nei confronti dell'esecutivo. Siamo stati politicamente umiliati, ne prendiamo atto. La sincerità che dobbiamo a noi stessi e al Paese ci impone di prendere atto che non spetta a noi, evidentemente in questo momento, se ci sono degli elementi per recuperare quella rottura del patto di fiducia di cui ha parlato il presidente Draghi. È il ritornello dei giorni scorsi, così come pretendono i duri e puri, gli ortodossi, quelli che dal governo si sentono fuori già da diverso tempo e che si concentrano in gran parte al Senato. Invece alla Camera, a partire dal capogruppo Davide Crippa, come i ministri governisti D'Incà, D'Adone, sono parecchi quelli che vogliono restare e questa è la novità delle ultime caldissime ore. Sono pronti a una nuova scissione, pare 20, 30, c'è chi dice 40 parlamentari, per creare un altro gruppo ancora, non entrare in Insieme per il Futuro. Cosa rimarrebbe quindi nelle mani di Giuseppe Conte alla ricerca di un ipotetico quanto limitato ritorno elettorale? Poco e niente. Lo sottolinea anche l'ex number one Luigi Di Maio, il quale tesse la sua tela contro quello che ormai chiama in ogni occasione il partito di Conte, non il movimento, decretando che quella dell'avvocato è una vendetta politica per non essere stato lasciato a Palazzo Chigi. Il sentiero perché il Premier vada avanti sembra però davvero troppo stretto. Per questo Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si vedono in Sardegna, a Villa Certosa, e concordano una linea comune. Niente 5 Stelle, inaffidabili e incompetenti, nessun Draghi bis. Poi sì, scrivono nella nota congiunta, attendiamo l'evoluzione della situazione politica. La formula però è così vaga da non sembrare affatto uno sprone per il capo del governo.
Nell'incertezza, quali sono quindi le ipotesi per mercoledì? La più rosea vede il Presidente del Consiglio fare il suo discorso, ascoltare il dibattito successivo e poi aspettare il voto delle Camere che gli conferma la fiducia. Oppure, considerazioni, intervento delle forze politiche e lui torna al Quirinale a riproporre a Sergio Mattarella le sue dimissioni. Il Capo dello Stato potrebbe a quel punto conferirgli un nuovo incarico. Pare davvero impossibile. Oppure immaginare un altro governo con un altro Presidente del Consiglio incaricato. Improbabile. O rassegnarsi allo scioglimento delle Camere e così alla fine anticipata della legislatura. Voto tra fine settembre ed inizio ottobre. Oggi si diceva comunque Mario Draghi è in Algeria per il quarto vertice intergovernativo con il paese che in questi mesi di guerra in Ucraina è diventato il primo fornitore di gas all'Italia. Diversi dossier sul tavolo, compreso quello del grano di Kiev, Libia, Sahel, Sahara occidentale, giustizia, microimprese e start-up. Con il premier viaggia mezzo governo, Di Maio, Lamorgese, Cartabia, Cingolani, Giovannini e Bonetti. In ballo c'è anche il loro destino. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.